dell'ospedale dell'università della Sapienza. Vergogna. Vergogna, l'Italia fa schifo. Italiani di merda. Siamo. Siamo contenti del malestare. Nessuno parla, nessuno dice. E devo prendere i farmaci, non posso prendere manchi i farmaci. Perché ancora non mi ha settato il pranzo pure. Hai capito? E quando le prendi i farmaci? E quando mi curo? Mi curo un digiuno pure. Poi mi fanno mezzo litro, manco un quarto di febbre. No, tu litro e mezzo. Ma se mi metti in coma, lì sono anche la matrica, anche là, io sto vento. Per 7 anni, non per 8 anni. Porco Dio, per la segreteria non credo. Sti maledetti cattolici di malafede li ammazza tutti! Li ammazza tutti, non li posso vedere! Tutti di malafede sono! Ma lo so cosa? Sì, di merda! C'hanno la maledizione! Sì, merda, perché esce da pecciato! Non che istruzione! Oh, li fanno morire la gente, poi dopo li visto, non capito? Non le fanno. Manco te viso la pure. C'è ragione. Guarda, fanno omissione di trasporto, omissione di triage, omissione di viso, omissione di cure, omissione di riabilitazione in giornata. No, meglio ti fanno morire nel pronto soccorso, poi ti chiamano 8 carabinieri e 4 vigili urbani. Le mortacci sulle corna, le sue lumache che c'hanno, e quelle dei cervi pure, del dottore e del dottore Sepulcro. Non ci sono dottore, capito voi? Ce n'hanno un esercito all'università della Sapienza, c'è la facoltà di medicina pure. Che fanno? Niente, stanno a prendere in giro a portare i pazienti là e mettono in coma là dentro, là. Poi c'è la lingua, là c'è un nipote, ci tagliava anche pure la lingua tutta bruciata e ci aveva di dentro, capito? Ma da cuore che stai qui? Io che ne so, sono forse da mezzogiorno, e ancora sono passato 10 ore, dopo stavo morto, 24 ore, 2 anni fa, nel primo di ottobre, 4 testimoni, capito? No, 4 morti ci sono stati, capito? Non chiama nessuno mai, mi fa ammucchiare sempre la gente. Ma io non ho domandato se mi ha chiamato pure, però ha detto che non ha chiamato nessuno quando sono andato a bagno. No, non mi ha chiamato nessuno. Io sono andato a bagno un attimo, capito? No, ma non è possibile, soccombere, come gli italiani che non c'è uno che ci gli dice che fanno del lavoro tutto il giorno, ah. Guardano i pazienti e li coccolano, io rompono le scatole. No, perché se no l'analisi vengono sballate. Che pare l'ospedale? Vengono sballate. Ho detto a una dottoressa, ho detto, guarda, tu hai portato il tumore all'ospedale, ho detto. E vai a vigilare tuo marito, dall'assistenza continuativa, perché all'ospedale non è cura, non la gente, sai? E se ci vanno gli infermieri, quelli che cioè, stanno d'accordo con l'onoranza pure, sta attento che ti va a finire come tuo padre e tuo marito, detto. E poi ne va a finire pure a noi, passa a noi pure, sta attento. Ho detto grazie Giuseppe, hai capito? No. Ma che io conosco bene l'ospedale, la funzione pubblica. Che puzza, che è la commissione, di tutte le parti. Cioè, altro non parlano, però il fatto ne fanno. Cioè, quando il dottore ho visto io, in 15 mesi, cioè, e 3 anni fa, 19 mesi, tutti gli occhi sempre rosso. Oh, io vedevo più, cioè, no, quando male sono migliorato adesso, ma io so come sono migliorato. Non è possibile. Ma ha detto, ma voi non mi fate chiamare in ufficio così, mi devo passare i pantaloni. Oh, ma se fatto un medicinale che costa 10 euro e cosa? Io devo curare, è tutto rossastro qua. Ha detto, ormai la medicazione va bene, metti i calzini, ma tutto questo rossastro, e che non lo tiri via? Ma ha detto, tutto questo infiammatore rosso, e quando lo curi? Ha detto, devo tenere 6 mesi, le calze dell'altro, quelle strette che sono su 4 dita, le gambe sono 2 dita, Dio santo, ma sai, un prurito, e poi se è stato ancora peggio, un prurito, capito, mi fa. C'è ragione. Io adesso ho un paese.